Allora Mancini, dall'addio alla nazionale, perché? Ma prima di tutto permettetemi di ringraziare la Federazione Italiana che mi ha permesso di restare comodamente seduto sulla panchina azzurra per questi 5 anni, nonostante i risultati altalenanti. Abbiamo vissuto momenti indelebili insieme, come la vittoria all'Europeo, le 2 finaline in una competizione super importante come la Nations League, che nel giro di pochi anni sarà la competizione più importante di tutte. E che ne dicano, ho centrato anche un altro obiettivo. Mi era stato chiesto di non peggiorare quanto fatto da Ace Ventura, che ricordiamolo è un grandissimo allenatore, e non mi sembra di aver fatto peggio. Quantomeno ho pareggiato i suoi risultati. Beh, l'Italia fuori 2 volte dal mondiale non è stato bellissimo. Ma bisogna capire che in questi anni abbiamo aperto e chiuso un ciclo, siccome i cicli poi si chiudono così come iniziano, mi sembrava giusto passare da una mancata qualificazione al mondiale a un'altra, quindi un risultato importante da sottolineare. A rigor di logica non fa una grinza. Cosa lascia in eredità alla nazionale? Ma siamo riusciti a far sentire di nuovo la nazionale vicino alla gente. Ho lanciato tantissimi giovani come il temibile Pafundi, che avete visto tutti quanti gol ha segnato dopo le mie convocazioni, e sono stato democratico. Con i 1244 giocatori che ho convocato ho dimostrato che la nazionale è a portata di tutti. Non serve giocare con continuità in un campionato top o fare valanghe di gol. Con me anche tuo cugino Carpentiere, che al giovedì sera gioca a calcetto nello Sporting Barberino Valdelsa, ha la chance di vestire la maglia azzurra. Ci dica la verità, come ha maturato la decisione delle dimissioni? Beh, il 13 agosto dovevo partire per le vacanze, così no, ho approfittato. Ah, e dove è andato di bello? Welcome to Riyadh Airport!